chiedo appunto se le piace anche a lei graficamente il titolo Maire. Sì, mi piace perché è un titolo che stavo seguendo da parecchio tempo. Devo dire la verità che mi aveva lasciato un attimino perplesso perché aveva superato i precedenti massimi a 4,72 senza dare un'accelerazione. Però vedo che soprattutto nell'ultimo periodo la fase laterale che ha fatto la classica bandiera di continuazione e il fatto che oggi sia uscita da questa figura, di solito per l'appunto una figura di continuazione, a rialzo è un segnale positivo. Vediamo se supera i massimi per l'appunto l'area cos'è, 5,05 e a questo punto può avere una continuazione rialzista. Però è un titolo che ha sempre fatto molto molto bene e in un contesto anche come si chiama, di cambiamento della politica energetica, è un titolo da tenere sotto considerazione. Il segnale tecnico è molto molto interessante. Tra l'altro, sempre a proposito di Maire Tecnimont, Equita ha confermato, adesso vedo proprio nelle agenzie il buy comprare, dunque arrivano anche i giudizi degli analisti. Io però vorrei concentrarmi anche sul comparto dei chip a casa nostra, Emeric, uno sguardo a ST Microelectronics, oggi non possiamo non darlo in attesa chiaramente questa sera dell'appuntamento con Nvidia. Sì, beh, dobbiamo vedere anche Mediobanca, perché sta accelerando bene, sai che c'è la Delfin che ha venduto una piccola quota e quindi magari se... Vabbè, ma ne Certo, poi parliamo ci tra un torniamo attimo. subito. Esatto. Allora, STM 0,83% di rialzo. Allora, devo dire che io, ci sono gli operatori, sai che sulla questione Nvidia di questa sera qualcuno ha già anticipato il sell on news, ieri comunque sì, il titolo ha fatto fatica in America e si è trascinata tra l'altro a ribasso anche tutti gli indici a cominciare dal Nasdaq. Oggi è la giornata, la sentenza arriva adesso. Arriverà stasera con i conti di Nvidia. Allora, il titolo STM devo dire che ultimamente sta viaggiando, diciamo, di luce riflessa, perché si sta facendo trascinare a rialzo, in particolare perché il movimento di fondo è questo, grazie a tutto il comparto tech. Però io devo dirti che se poi il comparto tech mostrerà qualche tentennamento, io temo che il titolo STM possa scendere un po', perché si sta trovando, poi magari lo chiediamo anche a Ramini, che lui è un super tecnico, però si trova proprio a ridosso di un incrocio tra supporti statici e supporti dinamici che è un po' pericoloso, se dovesse mostrare un po' di debolezza e magari scendere sotto l'area dei 41, poco sotto i 48 circa, una cosa del genere, poi è dinamico a questo punto di incrocio, quindi col passare dei giorni o delle ore andrà a modificarsi. Però devo dire che c'è una situazione che non mi fa stare tranquillissimo. La questione però non dipende da STM, dipende tutto poi dal contesto sul tech. Graficamente non mi piace tantissimo, perché sta puntando un po' troppo sui vari supporti, sia statici che dinamici, è un po' che ci balla sopra e come detto, se non ci fosse tutto il tech che sale o comunque sia questa effervescenza intorno al comparto, secondo me avrebbe già rotto questi livelli, quindi attenzione su STM. Ramini è d'accordo? Anche secondo lei bisogna prestare particolare attenzione ad ST Microelectronics? Come non essere d'accordo con il maestro ormai? Troppo gentile, troppo A parte gentile. gli Anzi, scherzi. invito i telespettatori, filipporamini.it, ci sono degli spunti veramente molto interessanti a livello tecnico sui titoli. Faccio un po' di, insomma, disclaimer, pubblicità Ramini. Ringrazio, non ci siamo messi d'accordo. No, no, no. Quindi, no, allora, intanto però c'è a sottolineare come un mercato che guarda ha un solo titolo, all'andamento di un solo titolo, Nvidia, così non è per capire dove andare, non è che sia un mercato particolarmente sano, mettiamola così se vogliamo metterla in questi termini. Per quello che riguarda STM, la situazione, d'altronde il grafico è oggettivo, ha una mancanza di direzionalità nell'ultimo periodo, ha fatto questo movimento bellissimo tra ottobre e dicembre, dai 36 si è arrivati ai 47, ma dopodiché è tornato indietro e il fatto che proprio non riesca ad avere una direzionalità fa sì che bisogna un po' attendere per capire che cosa vuole fare. Come STM, come gran parte dei mercati, è in attesa di notizie. Uno storno sui 37 dove passa una trend line rialzista di lungo termine potrebbe essere un'ottima occasione di entrata, ma al momento è la classica situazione di wait and see.
Ecco, sempre a proposito di chip, Emeric, prima di tornare poi a Piazza Affari con Mediobanca, ti chiederei se ci mostri graficamente come è posizionata ASML, perché questa mattina abbiamo provato a fare il punto, no, sugli altri giganti dei chip in gara nel campo dell'intelligenza artificiale, i potenziali competitor o in alcune caso complementari rispetto a Nvidia, e c'è ovviamente l'olandese ASML che tanto ha corso e tra l'altro i giudizi, almeno gli analisti, sono particolarmente positivi. Ricordiamo che ASML produce un macchinario specifico necessario proprio alla manifattura dei chip. Il titolo come si posiziona? Allora, al momento ASML diciamo che è abbastanza, dai, si sta muovendo, 0,20% di ribasso, 836 euro la quotazione. A livello tecnico magari andiamo a vedere anche come si sta posizionando. Allora, devo dire che sai, lì bisogna un attimino differenziare, perché ASML è questione semiconduttori, già Nvidia sono schede video, comunque sistemi utili per il machine learning dell'intelligenza artificiale, quindi sono tutte cose che rientrano chiaramente nel contesto tech, ma ognuna ha la sua peculiarità. Ad esempio ti sentivo parlare prima di TSMC Holding, la Taiwan Semiconductor, quella è una delle pochissime che costruisce chip. Nvidia si serve tra l'altro, sì, è un cliente, anche Apple. Fai conto te che praticamente il 92-3% di tutta la produzione globale di questo tipo di sistemi utili per l'intelligenza artificiale li fa TSMC, e poi tra l'altro lì forse è utile anche capire la questione geopolitica intorno a Taiwan con questa società. Però chiudiamo l'argomento, andiamo invece a vedere come si sta sviluppando il grafico di ASML Holding. Sai, questo è il mensile, che è devi un dire molto simile a quello di Nvidia, cioè, soprattutto negli ultimi giorni. Ma sono proprio queste due società, secondo me, che gira tutto intorno al megatrend dell'intelligenza artificiale, semiconduttori, gira tutto intorno a Nvidia, ASML, TSMC, e ci butterei dentro un po' di ARM, anche se in realtà ARM, secondo me, appena si sgonfia il tech, questa si scioglie come neve al sole, però vabbè, lo vedremo. A livello tecnico, per ASML, qua abbiamo un mensile. Guarda, cioè, chi non ce l'ha in portafoglio, l'unica cosa che può fare è ammirare quanto è bella ASML, però di certo non puoi comprarla adesso con questi multipli, devi aspettare che storni. Io vedo un livello interessante potenziale di acquisto, ma anche lì bisogna un attimino vedere, perché io la vedo intorno ai 700 euro, siamo a 8,37, siamo a 130 euro sotto, quindi in ogni caso, pure se dovesse scendere fino ai 700, bisognerebbe capire anche perché è scesa prima di eventualmente entrare sul titolo. Niente, chi non ce li ha in portafoglio non puoi entrare a questi prezzi, a questi multipli, Elisa, perché rischi, detto fatto, certo, tu entri, ti fai il giorno dopo, magari che sei sgonfiato un po', un meno 10 in portafoglio, poi valla a recuperare, sicuramente è il tema del momento, però bisogna fare un attimino attenzione, non entriamo nell'euforia generale, perché di solito poi finisce male, ecco. Ora qualche istante di pubblicità e poi torniamo a casa nostra, ripartiamo tra pochissimo da Mediobanca e Iveco, torniamo tra poco.
9.16, siamo ancora insieme in diretta, in questo momento Milano più 0.27%, siamo ancora in compagnia del nostro Emeric Denarda e di Filippo Ramigni. Noi torniamo subito da Emeric. Emeric, Iveco non ha ancora fatto prezzo. Ma sai che mi fa strano che non abbia ancora fatto prezzo? Perché poi alla fine sta mostrando un teorico a più 4.41, quindi siamo persino al di sotto rispetto al più o meno 5% limite, dove viene praticamente o sospeso o qua, come in questo caso, non viene fatto partire il titolo. Forse la questione che sta fermando un pochettino Borsa Italiana sono questi 102.000 pezzi in attesa di essere battuti. Prezzo, ecco qua, partito in diretta, 4.56%. Di rialzo. Ci siamo. Vedi, meglio di così, veramente. Infatti mi girava un po' strano che non la facessero partire. Dai, 4,27, come detto, 100.000 pezzi però sono passati sul book, non è una cosa da poco, siamo a 10,96,5, adesso vedo un po' di leggere prese di profitto, però rimaniamo sempre abbondantemente al di sopra dei 4 punti percentuali di rialzo, 4,18 al momento. Dai, l'abbiamo preso pure in diretta la partenza, meglio di così. Rapidamente ti chiedo anche di Mediobanca, che continua ad essere tra i titoli più acquistati del nostro FTSE MIB. Come ricordavi poco fa, Delphi, nella holding dei Del Vecchio, ha venduto circa lo 0,12% del capitale per restare sotto la soglia del 20%, che se no avrebbe superato con il buyback. Lo leghi a questo il titolo? Ma sai che non lo so. Mi sembra forse l'unica cosa, ora poi adesso controlliamo se magari non c'è qualche report particolare. Per il momento no. Però anche io non ho visto niente per ora. No, insomma, mi sembra un po' pochino per giustificare questo rialzo dell'oltre 3,8% di guadagno per il titolo Mediobanca. Bisogna anche dire che a livello tecnico, fammi dare un'occhiata a livello tecnico, se c'è, ma no, neanche a livello tecnico mi sembra che ci siano tante giustificazioni. Sta salendo, adesso poi andiamo ad analizzare bene cosa gira su Mediobanca, però neanche a livello tecnico alla fine ci sono grosse giustificazioni per questo rialzo di Mediobanca. Non lo so, vediamo, è partita. Fammi vedere i volumi, dai, vediamo se i volumi giustificano anche questo più 3,80. Quanto sta scambiando fino a... 20 milioni di euro, Allora, occhio, perché mi sa che qualcosa si muove intorno a Mediobanca, perché volumi così alti a pochi minuti dalla partenza delle contrattazioni regolamentari fanno un po' strano, Adesso ha stornato leggermente, adesso va un più 1,90, però 20 milioni di euro. È interessante, da monitorare anche Mediobanca quest'oggi. Immagino ci tornerai sicuramente a partire dalle 10 con la fascia trading. Ci ti ritroviamo. Tutta la fascia trading su questa cosa oggi. Ti ritroviamo allora più tardi, Emeric. Intanto buon lavoro. Ne siamo ancora in compagnia di Filippo Ramigni, responsabile analisi tecnica Giotto Cellino Sim. Prima di salutarla, le voglio chiedere di Iveco, che in questo momento guadagna oltre 4 punti percentuali. Ecco, graficamente il titolo come si posiziona? Beh, bello, è una tendenza rialzista ben definita, soprattutto da quando ha rotto i 10 euro. E a mio avviso ha dei margini di crescita ancora. Il primo obiettivo 11,50, che sono i massimi della quotazione, ma secondo me tranquillamente può arrivare a 12. L'unica cosa, ripeto, è da stare attenti, c'è un gap ancora aperto intorno ai 10,20, però finché rimane sopra 10 è un titolo sicuramente da tenere in portafoglio e lasciarlo crescere, un po' come abbiamo visto, se volete, se vi ricordate, con Leonardo, che è cresciuto in maniera molto molto importante. Quindi le prospettive sono interessanti, anzi devo dire la verità che mi ha un po' preoccupato gli ultimi due giorni di debolezza, e non debolezza anche importante, non capivo perché. Oggi a quanto pare ritorna alla positività. Ritorna alla positività, però mi ha lanciato la palla su Leonardo. Le voglio chiedere, visto che stiamo continuando a raccontare fortissimi rialzi, ma ha spazio per salire ancora? Beh, the trend is your friend è la regola principale di questo giornalista tecnico, quindi il mercato ha una tendenza rialzista molto importante, il target a 20 lo può tranquillamente raggiungere, considerando anche il quadro su cui si muove legato all'aumento delle spese per la difesa. È un titolo che può tranquillamente continuare a correre. È chiaro che, come tutti i titoli, Nvidia per esempio, anche un altro caso, dopo rialzi così importanti non è certo il momento adesso di comprarlo, si compra sugli storni, ma chi ce l'ha può tranquillamente continuare a tenerlo in portafoglio, magari alzandosi col tempo gli stop di protezione. Grazie per essere stato con noi, aspettiamo presto Ramigni. A voi, buona giornata. Nel frattempo 9.21, rifacciamo una panoramica su quelli che sono i titoli più acquistati e più venduti del nostro MF Italy.